Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Sono Viso e oggi vi dirò come trovare tutti gli incantesimi leggendari per sbloccare il trofeo. Allora, il primo, il più facile da trovare, è qui. Dovete andare al lago di Liurnia. Andare di qua. Ecco, e sconfiggere il boss di questa galleria eterna e vi darà come incantesimo, vi darà questo, Fiamma del Dio caduto. Quindi questa è la prima. Poi il secondo è, dovete andare qui. Questo Alla era il guglia degli primo. Il eretici. secondo, dovete andare alla guglia degli eretici. Per arrivare alla guglia degli eretici basta che andate qui al lago ghiacciato. Prendete il cavallo. Dovete fare e dovete andare di qua. Adesso qua i giocatori hanno già messo il... Venite alla guglia degli eretici. L'incantesimo l'ho già preso ed è l'incantesimo pioggia, questa qua, pioggia di stelle primordiali. Bravo, quindi è praticamente, dovete arrivare qui, l'aprite e la trovate qua dentro. Poi la terza, andate qui alla cattedrale e dovete aver battuto Greyhole, il drago. Andate qui al dov'è il braciere, che adesso qui non lo vedo. Eccolo là. Praticamente andate qui e dovete prendere il ruggito di Greyhole, questo qui. Dovete battere il drago e basta che lo prendete. Questo è il terzo. Poi proseguiamo. Poi abbiamo la cometa di Azur. La cometa di Azur. Sono entrato con un altro personaggio, ragazzi, così ve lo mostro. Basta che andate al stregone, parlate con lui e ve lo dà. Lui sarà qui, basta che ci parlate, vi avvicinate e vi darà la cometa. Stelle della rovina, dovrete fare la quest di Selle, dovrete mostrare la cometa. Eccolo, adesso dovete procurarvi questa chiave qui e dovrete andare a Celia. Bene, eccoci ragazzi, siamo qui. Dovete arrivare in questa zona qui e da qua avvicinarvi alla parete, sbloccare qua e andare qua dentro. Bisogna per forza, per recuperare questo incantesimo, bisogna fare la quest di Selian, scusate. Eccolo là. Andiamo di qua. Dovete
dobbiamo andare, qui c'è la guardia. Spezziamo il sigillo. Ci darà l'incantesimo. Eccolo, stelle delle rovine. Bene, passiamo di nuovo con l'altro personaggio per gli ultimi due incantesimi e poi ci salutiamo. Adesso faccio un taglio e andiamo a prendere le stelle ancestrali, vi mostro solo dove si trova. Ecco qua, siamo venuti a prendere stelle ancestrali. Abbiamo preso, come avete visto, le stelle ancestrali, la troviamo qui, in questa zona qua. Dovete da qui saltare su questi alberi qui, però qui c'è una galleria, la prendete e arrivate qui, uccidendo delle formiche. Vi mostro anche il percorso all'indietro. Io sono arrivato da su, da lassù. Eccoci ragazzi, siamo venuti adesso qui. Siamo qui e dobbiamo andare qui a recuperare uno degli incantesimi che ci serve per praticamente il trofeo sugli incantesimi e le stregonerie rare. Bene ragazzi, siamo qui a recuperare l'altro incantesimo che ci serve e dobbiamo sbloccare questo altare qua, l'entrata a questo altare qua, e bisogna trovare le tre animali saggi, che sono le tre tartarughe, se non sbatteva era meglio. Trovare la prima è qui vicino alla torre e l'altra sono ai tre estremità, una qua e una è qua. Quindi cerchiamo la prima, e dovrebbe essere appesa a un dirupo. Oh, c'è anche... oddio! Cos'è quella roba? Fatta! Bene. Bene, il sigillo è aperto. Dopo tornerò io a fare qui un video per... Torniamo all'altare. Bene, il sigillo è aperto. Rimettiamoci la luna velata. Hola. Vedete, abbiamo preso anche l'achievement stregoneria e incantesimi leggendari. Bene ragazzi, detto questo io vi saluto e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti.